Ben ritrovati da Laura Vergani a Ultima Bracciata, il magazine di nuoto di Corsia 4. Oggi in trasmissione con me Fabrizio Fogliani, Bentrovati. Mauro Romanenghi. Ehi là, sempre chiuso nella mia camerina, però stavolta ho mangiato anche la cheesecake alla festa. Sì, perché l'ho rapito da una festa e naturalmente Marco Agosti in redazione. Ciao Marco e ben ritrovati ragazzi. Oggi parleremo di Mare Nostrum e non solo con un ospite molto speciale. E poi di cosa succede nel nuoto in giro per il mondo. Ma non voglio tenervi sulle spine e lascio la parola a Fabrizio che vi presenta il nostro ospite di questa sera. Lui è l'esempio vivente della politica dei piccoli passi, perché parte da un 52-27 nel 2014, passa a 50-45 nel 2015 con l'esperienza ai giochi di Baku, poi andiamo a 49-7 nel 2016 con gli estivi di Roma e infine abbiamo la crescita esponenziale quest'anno con la convocazione al collegiale americano Arena Pro Series e poi dopo per passare a dei criteri da incorniciare rivaleggiando con Miresi che è il suo avversario. E poi la gara agli assoluti con 48 e 68 d'argento, un piede rotto, ma è impossibile fermarlo. Due mete tutti da scoprire. È con noi oggi Ivano Vendrame. Ciao, ben trovato. Buonasera a tutti. Senti una cosa, partiamo da una cosa puramente di lavoro. Il rapporto con il tuo coach, scopritore, allenatore, cos'altro? Allora, prima avevo Simone Lavoglio che comunque era, diciamo, stato scopritore e mi ha fatto crescere tutto. Poi quest'anno ho cambiato, sono passato con Claudio Rossetto. E niente, comunque il rapporto col coach è sempre un rapporto di amore e odio, diciamo, perché ci trovi benissimo, però ovviamente un po' lo odi perché comunque lui ha l'obiettivo di ammazzarti e farti faticare, però sempre ci deve essere un ottimo rapporto, se no non si ottengono risultati perché devi avere piena fiducia in quello che ti dice di fare e lo devi fare appunto al 100%. Lasciando in pace allora Davoglio, diciamo com'è, che tipo di allenatore è Rossetto per te? Che tipo di allenatore è? È molto esigente e vuole sempre il massimo, però è bravissimo, cioè mi ci trovo ovviamente molto bene e poi cura tantissimo la tecnica, che è una cosa che a me è sempre piaciuta, perché secondo me è una cosa fondamentale. E poi niente, ovviamente è un'ottima persona e mi ci trovo molto bene. E le doti umane che appresti, visto che non hai una crescita giovanile, ma proprio un approccio da grande, tra virgolette, a livello di doti umane, cos'è la prima cosa che ti ha colpito? Che è una persona molto seria, cioè, guardando sempre l'ambito sportivo, è molto serio e niente, riesce a farti fare quello che è giusto fare, diciamo, che serve in tutti i determinati momenti della stagione. E poi riesce, quando ce n'è bisogno, diciamo, a rompere un po' il ritmo, a scherzare un po', in modo tale che magari l'allenamento pesa un po' di più e a tirare magari anche un po' sul morale se ce n'è bisogno. Finito quello che è il discorso dell'allenatore, adesso torno a quello che invece è una cosa più vendrame. Che cosa, qual è la differenza che hai riscontrato tra una competizione giovanile come l'esperienza Baku, Singapore e il confronto invece con il mondo assoluto? Beh, diciamo che si passa da quasi giocare al mondo vero, perché finché si è a livello giovanile ci sono molte differenze, magari c'è chi è più sviluppato rispetto ad altri, chi già fa i doppi e chi ancora è in allena solo 5 volte a settimana, addirittura non fa palestra. Quindi diciamo si passa da un mondo un po' più non in equilibrio al vero campo di gara, che è quello assoluto, dove tutti fanno il possibile per andare meglio e lo fanno a livello professionale. Comunque, in ogni caso, sì, la differenza sta nel farlo come passatempo a qualcosa di più serio, ecco, tutto sommato. Sì, anche perché all'inizio, diciamo, specialmente in Italia, finché vai a scuola non riesci a dedicarti completamente. Invece, quando finisci e ti puoi finalmente dedicare del tutto, ovviamente c'è un cambio di marcia, perché cambia tutto, appunto, inizi a fare i doppi, palestra. Quindi si passa da un ambito appunto giovanile all'ambito assoluto, che è l'ambito dei grandi, quello vero. Quindi cambia tutto, appunto. E nel passaggio grandi piccoli quest'anno primi criteri perché chiaramente hai ancora l'età e poi gli assoluti, con che spirito si affronta una e poi l'altra competizione? Beh, i criteri quest'anno
quest'anno non l'avevo preparati, l'avevo fatti solo perché non avevo gareggiato tantissimo, quindi dovevo gareggiare per comunque la gara serve, quindi prima di assoluti avevo bisogno di fare tante gare. E niente, il categoria comunque è una gara che mi è sempre piaciuta perché comunque è un nazionale giovanile che non è brutta, non è mai brutta, e l'ho fatto più diciamo per divertirmi e ottenere qualche risultato senza chiedere troppo, per poi appunto andare in vista degli assoluti dove dovevo fare la prestazione, quindi era tutto un passaggio per puntare alla gara vera di quest'anno, per qualificarsi appunto per i mondiali. Di preparazione e passatempo più che impegno vero e proprio, cioè l'impegno c'è sempre, però chiaramente a cuor leggero. Cosa? Non ho capito quando ero... No, i criteri ha preso in modo molto leggero, tutto sommato. Sì, erano una gara di allenamento, come un'altra gara, non avevo preparato minimamente, ero andato là, non depilato, senza scarico, ho alleggerito giusto il giorno prima di partire, e anzi erano usciti pure buoni tempi, quindi tutto di guadagnato per andare agli assoluti convinti di poter andare forte, che alla fine serve comunque sempre avere un po' di convinzione in più. Decisamente sì. E so che anche Mauro ha delle domande per te, Ivano. Senti Ivano, un paio di settimane fa sono andato a fare un meeting a Firenze dove un nostro ragazzo ha gareggiato proprio di fianco a Zazzeri, che tu sicuramente conosci. E sì. Facendo la virata praticamente è andato nelle sue onde, ha preso circa 2 metri, è un ragazzo che comunque fa 52 nei 100 stile libero, quindi non, in lunga non è proprio fermo, e ha detto che gli sembrava di stare nel maremoto. Ecco, è questa un po' la sensazione che si prova la prima volta che si gareggia, diciamo, con persone che fanno 48 49, quando magari tu arrivi da questi tempi, puoi confermare? Beh, diciamo che le prime volte, che se non stai a livello loro, diciamo, vieni sommerso, perché non puoi proprio paragonarti, perché magari ti prendono un metro in partenza, poi iniziano a notare e ti sommergono, perché io mi ricordo ho fatto una volta un 50 vicino a Bocchia, che ero bambino, e mi ricordo solo che non riuscivo a notare per quante onde faceva. Quindi diciamo, finché non stai vicino a loro come livello, vieni diciamo annullato, perché non ti riesci a paragonare a loro finché non ci si avvicini. E quindi chiaramente anche la prestazione ne viene influenzata. Beh sì, un po' se stai proprio vicino a loro, sì, perché vieni spiazzato, anche magari ti passano un secondo avanti, non capisci se stai andando forte o piano. Cioè, se l'avversario è troppo forte, un po' ti trovi fuori luogo, diciamo, come se non fosse la tua gara. Ecco, ricordatelo quando avrai i ragazzini di fianco, perché adesso è colpa tua se non batto. Ma non credo proprio, assolutamente, scusate se mi introvetto, non credo proprio, lui è un campione e va per fare una gara da campione, gli altri certo, stanno imparando a diventare campioni, impariando e buttando esperienza. Le onde. Stiamo scherzando. Bisogna essere sconfitti per poter vincere. Bravissimo, poi, quindi... Ivano, così. Bisogna affogare per poter ritornare a galla. Esatto. Certo, bisogna... Dopo essere precipitati per risorgere, passiamo alla prossima domanda. Ecco, proprio in questa ottica di entrare nel mondo dei grandi, tu quest'inverno sei andato al collegiale negli Stati Uniti e adesso hai fatto questo nuovo collegiale, da Verona convocato, prima del Mare Nostrum. Racconta un po' ai nostri fan com'è allenarsi con atleti del calibro di Pellegrini, Magnini, Dotto. Beh, allenarsi con i grandi del nuoto italiano è sempre, a parte bellissimo ovviamente, ma è un'esperienza continua, perché a parte che in allenamento comunque sono fortissimi, perché non arrivi a quei livelli senza allenarti e dare tutto, quindi impari, vedi come si allenano, diciamo è un apprendimento continuo, perché vedi magari gli esercizi che fanno, poi comunque quando vai in questi collegiali vedi qualche allenamento diverso degli altri allenatori, quindi impari tante cose che magari rimanendo solo allenati da solo non vedi. Poi io comunque mi alleno sempre con Luca e Santucci, e comunque quindi vedo sempre diciamo i grandi che hanno già dato tanto, e niente, c'è tanto da imparare e si impara sempre di più. Senti, parliamo un attimo, arriviamo un attimo all'attualità e parliamo delle competizioni appena disputate. Come è andata dal tuo punto di vista e come pensavi che andasse questa trasferta, questa gara?
Beh, allora, la trasferta in sé è andata tutto bene, cioè compreso il collegiale. E la gara in sé non è andata proprio il massimo, eravamo molto carichi tutti, io ho subito un po' di più, non ho fatto ottimi tempi, però comunque diciamo l'importante è rientrare nelle finali anche se il pomeriggio, in modo tale che facevo due gare, cioè 100 qualifiche finali, 50 qualifiche finali, perché comunque in questo momento serve gareggiare più che fare diciamo un tempo ottimo. Sono gare di allenamento, quindi serve allenarsi gareggiando, appunto. E sei riuscito quindi ad entrare anche nella finale pomeridiana, della finale B pomeridiana? Sì, ho fatto due finali B, le A purtroppo non sono riuscito a centrarle, però comunque dato diciamo il momento va bene così, perché adesso un po' iniziamo a scaricare in vista del mondiale, quindi finché sono queste gare di passaggio va bene così. Senti, per invece i prossimi appuntamenti, beh, oggi chiaramente noi parliamo dopo la conclusione del trofeo di Barcellona e Canè lo escludiamo perché si svolgerà nei prossimi giorni e nel momento della messa in onda sarà già stato disputato. Quali sono i prossimi programmi? So che Canè tu parteciperai, vero? Sì, farò Canè 50, 100 e molto probabilmente il 200 e poi farò il Sette Colli che... Anche là, da quello che so, faccio 50, 100 e 200, però anche il 7 colli non lo preparerò, sarà sempre una gara di passaggio in cui probabilmente arriverò un po' meglio di adesso, perché diciamo, stiamo facendo un po' di meno, però sempre una gara in vista del mondiale. Ecco, e allora su questo appuntamento mondiale che ricorre in questa nostra intervista, noi facciamo una pausa e andiamo a rinfrescarci la gola in compagnia del nostro sponsor. A dopo! Ma basta, i costumi sono tutti uguali, sono tutti dello stesso colore. Ma cosa dici? Ma non lo conosci Bon Swimmer? Bon Swimmer chi? Ma dai, Bon Swimmer, il logo con il teschio. Con i costumi di Bon Swimmer non potrai più sentirti dello stesso colore. Nello shop online troverai tantissime fantasie, collezioni sempre nuove e mai banali. Una vasta gamma di costumi per donna, uomo e vostri bambini. Bon Swimmer è l'unico marchio 100% italiano. Vai su bonswimmer.it, libera la tua fantasia e shake your bones. 23, 24 e 25 giugno in esclusiva su Corsia 4 arriva Camera di Chiamata. In diretta Facebook dallo Stadio del Nuoto di Roma commenteremo il trofeo Sette Colli assieme ai protagonisti del nuoto mondiale. Ti aspetto. Eccoci debitamente rinfrescati dopo la pausa, anche perché insomma è quasi estate, inizia a fare molto caldo e il fuoco di fila delle domande di Mauro Romanenghi non si placa, Ivano, mi dispiace. E adesso ritorniamo a scuola, vero Mauro? Eh sì, perché diciamo che tu hai appena finito il tuo percorso scolastico e penso adesso che ti stai allenando a tempo pieno, però hai ancora i ricordi diciamo del tempo di scuola. Vogliamo sapere com'è che gestivi tu gli allenamenti, intanto se ti allenavi due volte al giorno, una volta sola, e come riuscivi a conciliare la scuola con lo sport, che è un argomento a noi molto caro che abbiamo affrontato diverse volte. Sì, io fino all'altro anno non facevo neanche un doppio e facevo solo due volte palestra, ma era molto leggera, diciamo, non avevo ancora iniziato il vero nuoto. E perché appunto con la scuola fare i doppi non mi sembrava né a me né all'allenatore il caso di andare magari la mattina presto prima di scuola a fare allenamento e niente, comunque sempre diciamo non è facile conciliare entrambi, perché comunque dopo l'allenamento andare a casa e studiare finisci sempre tardi e non è facile, però comunque ce l'abbiamo fatta, quindi ben venga così come fanno tutti. Abbiamo finito il quinto e niente, adesso continuo gli studi. Senti, hai avuto occasione magari durante la scuola di partecipare a collegiali magari della durata di più giorni o una settimana e di dover giustificare questo a scuola in qualche maniera? Sì, ho fatto durante il quinto due settimane a Tenerife, soltanto che la federazione mi ha rilasciato diciamo un certificato che attestava che stavo là per allenamento, quindi l'assenza erano giustificate e non hanno fatto problemi a scuola. Il problema vero è che comunque si fanno tantissime assenze per le gare, perché essendo sabato e domenica sono sempre due giorni, io andavo a scuola anche il sabato. Poi spesso e volentieri magari parti per categoria che sono 3-4 giorni, poi magari vado a fare un meeting da un'altra parte, quindi si saltano molti giorni ed è
è sempre un po' il recupero a scuola, perché saltando tanto devi magari recuperare compiti in classe, interrogazioni, non è proprio l'ideale come situazione. E i professori in questi ti aiutavano oppure dovevi arrangiarti da te? Cioè, c'era una certa collaborazione da parte di professori che magari ti facevano recuperare i compiti, sì, in qualche maniera? Sì, cioè, diciamo che io glielo anticipavo che mancavo, quindi o spostavano il compito, ma succedeva più raramente, ma la maggior parte delle volte recuperavo il compito durante la lezione, mi mettevano al primo banco e rifacevo il compito quando tornavo. Idem per le interrogazioni, che magari gli dicevo che non potevo, non c'ero per un periodo, magari mi interrogavano prima, dopo quel periodo, se mi dovevano interrogare. Quindi diciamo su questo fattore mi sono venuto abbastanza incontro. Ho capito. Ed ora come si svolge il tuo percorso scolastico, visto che comunque mi sembra di capire che ti stai allenando a tempo pieno e fai anche dopo? Sì, sì, adesso non è facilissimo perché ho preso l'università telematica, perché diciamo è più comodo il fatto che si può studiare online con la telematica, visto che frequentare non se ne parla, e così riesco a, diciamo, studiare un po' tra un allenamento e l'altro, e spesso faccio dopo cena. Non è facilissimo perché comunque c'è sempre stanchi, però magari non prenderò in 3 anni la laurea, però in 4-5 anni ce la fanno tutti, quindi spero di farcela pure io, però non è facile, diciamo, perché i carichi di studio universitari sono tanti e noi non è che siamo studenti, siamo atleti comunque, quindi prima viene lo sport in questo caso e poi lo studio. Ecco, mi dicono dalla regia, in particolare da Laura, che cosa hai studiato alle superiori e che cosa hai scelto per proseguire il corso di studio. Ho fatto lo scientifico e adesso ho preso economia aziendale, che mi, diciamo, non sapevo benissimo che cosa prendere, ho deciso una facoltà che mi dava ampio respiro, diciamo, una volta finita la carriera natatoria con la laurea in economia. Sì, ci sono tante strade che si possono prendere. Sì, e adesso ci sono anche tanti master in business dello sport, per esempio, in sport business. Ah, anche sì. Che quindi può anche essere un modo di mettere a frutto il talento sportivo, insomma. Sì, la conoscenza, diciamo. Decisamente. Scusa se vi ho interrotto, Mauro, perché so che hai ancora domande. Sì, in realtà un'ultima domanda prima di passare la palla a Fabrizio, che ha le sue curiosità, ci alterniamo in questo fuoco di fila di domande. Ho sentito in una delle interviste che avete rilasciato, non mi ricordo se agli assoluti o ai criteria, con Simone, che praticamente c'è stato un ripescaggio della tua carriera di nuotatore a una certa età, diciamo verso i 13-14 anni. Beh, qual è stata la molla che ti ha spinto a ritornare e quali motivazioni ti sei dato, visto che mi pare di capire che è stata proprio, come abbiamo detto all'inizio, una politica dei piccoli passi? Beh sì, io avevo smesso in terza media perché inizialmente mi era venuto una tendinite e poi mi era passata la voglia, quindi avevo smesso, soltanto che durante quell'anno sentivo, cioè il primo mese stai bene perché fai tutto quello che non puoi fare quando sei sempre impegnato, però poi sentivo che mancava qualcosa e niente, poi ho appunto deciso di ricominciare a nuotare e beh, ho fatto bene. Decisamente bene, Ivano. E Fabrizio, hai ancora qualche domanda anche tu prima del... Sì, prima parlava dell'importanza di lavorare vicino a tutti gli atleti di esperienza, grandi e tutto quanto, ma la competizione con gli atleti invece della tua età, quindi tutti i vari velocisti come Miresci, Zazzeri, anche con cui hai gareggiato a Canet, per esempio, che quanto vale per te, quanto serve? Secondo me è una cosa fondamentale perché diciamo che per come la vedo io a livello giovanile, se all'interno della propria nazione non c'è tanta gente forte, quando si gareggia si vince senza, diciamo, problemi e non ci sta sfide, quando si arriva nel campo assoluto ci si trova spiazzati perché magari appunto ti scontri con un dotto che ti fa record italiano e ti dà magari 3 secondi, invece avendo un livello giovanile molto alto in cui ogni gara è combattuta, quando arrivi a fare una gara assoluta, diciamo, sei anche già abituato e poi fin da quando sei piccolo, diciamo, c'hai sempre questo sprono a migliorare di più perché appunto hai altri ragazzi che fanno i tempi tuoi, se non di meno, che appunto ti vogliono battere. Invece se ti trovi da solo, cioè, viene meno questo
questa voglia di migliorarsi, perché tanto vinci in automatico e poi quando ti affacci sul campo dei grandi ti trovi in difficoltà. Quindi in un ambiente tirato tutto sommato si cresce meglio? Secondo me sì, perché appunto ci sta più competizione fin da subito e poi vedi che appunto gente che è della tua età o più piccola come Milessi, che fino all'altro anno mi dava un secondo, e quindi dici che no, lo voglio fare pure io, non è possibile. Invece magari vedendo un dotto che ha fatto il record italiano ma è più grande, è da tanti anni che fai doppi, magari cerchi giustificazioni, dici ma poi ci arriverò. Invece un ragazzo più giovane che ti batte non ha giustificazioni. E di tutto appunto, tornando, mantenendoci nell'ambito giovani, di tutti i vari talenti che erano sbocciati in Italia, avevamo visto in ambito giovanile e non sono riusciti ad arrivare al massimo livello, secondo te da che cosa dipende? Non tanto, non solo l'abbandono, ma anche magari proprio il non riuscire a crescere ulteriormente, sfortuna? No, secondo me è un problema diciamo è una causa degli allenatori che vogliono spremere subito gli atleti, perché c'è gente che magari già in terza media o in primo liceo inizia a fare due allenamenti al giorno prima di scuola e vengono ammazzati, e poi ovvio che all'inizio da tanti frutti, però poi l'atleta non, diciamo, ha già dato quello che può dare in futuro, quindi si accelerano le tappe e questo qua brucia l'atleta, che magari può arrivare a fare 48, arriva a fare 49 e mezzo a 15 anni, però poi rimane là intorno, non abbassa ancora ulteriormente tempi. Poi ci stanno anche problemi che spesso non si cura abbastanza la tecnica. Niente, questi sono, diciamo, un problema principalmente secondo me causato dagli allenatori. Cioè, diciamo che gli atleti sono solo a volte vittime e a volte gli eroi degli esperimenti dell'allenatore, quindi tu dici che fondamentalmente siete solo i mezzi per tu dici che il talento, diciamo, potrebbe essere secondario? Diciamo che spesso alcuni allenatori usano l'atleta come, diciamo, un mezzo per farsi vedere, e quindi lo spremono oltre il necessario in età troppo giovanili. Ovviamente poi ci stanno anche i casi di atleti che magari non riescono più a migliorare, hanno problemi, non ce la fanno. Però comunque secondo me la maggior parte della volta è proprio un problema del tipo di allenamento, che è troppo precoce. Poi l'atleta magari può ancora migliorare, però inizia a avere dei cali di motivazione, non trova più la voglia, perché sai, finché vinci è tutto facile, poi magari non ti trovi più, non riesci più ad andare forte e inizia a diventare tutto molto più difficile. Anche cambiando allenatore non riesci più a ritrovare, diciamo, la voglia e anche i mezzi e il modo di andare forte, e da lì è tutto in discesa che diventa sempre peggio. Tu adesso fai parte dell'esercito. Quanto è importante avere alle spalle una struttura che ti supporta e ti dà la possibilità di allenarti chiaramente da professionista? Beh, è fondamentale anche, allora, perché in Italia l'unico modo appunto per diventare professionisti è entrare dentro qualche corpo sportivo. E è una cosa essenziale, perché diciamo un ragazzo che magari ha intorno ai 22-23 anni non, diciamo, è difficile continuare a fare sport ad alto livello se non hai un sostentamento anche economico, perché comunque stai sempre a carico della famiglia, non è neanche una cosa bellissima. A un certo punto devi, diciamo, trovarti il lavoro, almeno che appunto non riesci a entrare in un corpo che ti dà delle sicurezze in più, anche perché ti lasciano principalmente continuare a allenarti come con chi vuoi, e ti danno appunto questa sicurezza che è fondamentale. Ecco, Ivano, l'ultima domanda è di Mauro. Mauro, a te è l'onore di concludere. Sì, poi lo lasciamo andare perché gli impegni sopraggiungono, abbiamo ancora allenamenti e gare per Ivano in questi prossimi giorni. Sì, c'è bisogno di riposo. Esatto. È notizia di questi giorni dell'ingresso delle nuove specialità olimpiche, che in realtà forse ti riguardano in piccola parte, perché hanno aumentato le gare dei mezzofondisti e si parlava addirittura dell'ingresso di tutti i 50 metri, invece entra solo la staffetta mista, se non mi sbaglio. Cosa ne pensi dell'ingresso di tutte queste nuove specialità? Non cominciano a essere un po' troppe? Beh, secondo me più che troppe hanno inserito quelle sbagliate, perché principalmente, allora, la gara di fondo maschile e femminile già era presente, perché alla fine è 1500 per gli uomini, che comunque
sono più resistenti e proprio fisicamente rispetto a una donna, e il fondo donne, un 800, erano già sufficienti, diciamo, come gare di fondo per le due specialità. E poi la staffetta 4% mista è una, la vedo più come una gara, diciamo, per divertirsi, che magari possono mettere a un europeo, a dei meeting, piuttosto che a un'olimpiade, perché è una staffetta troppo strana e non competitiva, perché cioè, se partono, dovrebbero farla più, che dicono ad esempio che in prima frazione a dorso partono solo femmine, poi solo uomini, perché se no, se parte magari una ragazza che fa anche il record del mondo a dorso, però sta 6 secondi dietro a un uomo, non è troppo strana come gara. Quindi secondo me devono o aggiungere i 50 o togliere i 50 stile, perché ci sta solo il 50 stile e non ci stanno gli altri 3 da 50, ed è una cosa un po' discriminante, anche perché se uno è veloce nel 50 rana non può farlo perché non ci sta un'olimpiade, quando comunque ci sta un mondiale. Quindi secondo me hanno aggiunto un po' quelle sbagliate, potevano fare altre scelte. Ecco, e su questo, sperando che qualcuno della FINA ti ascolti, Ivano, noi ti ringraziamo tantissimo. Sì, esatto, ti ringraziamo tantissimo di essere stato con noi, di averci dedicato un po' del tuo tempo questa sera, e ti invitiamo ad essere nuovamente nostro ospite. Grazie davvero, hai Grazie. Grazie mille, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato e seguito, e buona giornata e buonanotte. Buon riposo a te e naturalmente in bocca al lupo. Previ, grazie, ciao. Ed ora passiamo a quello che è successo e sta succedendo nel resto del mondo con il nostro osservatore di fiducia, Alessandro Foglio. Ciao Ale, e cosa ci racconti oggi? Ah, a proposito, secondo me Fabrizio Fogliani l'hanno rapito gli alieni anche questa sera, poi lo ripescheremo forse. Ecco Ale, stavamo dicendo, cosa ci racconti questa sera del nuoto mondiale? Eccomi, ciao a tutti, sì, sono arrivato al pelo, ce l'ho fatta. Benissimo. Sì, di roba ce n'è tanta. Ce l'avamo lasciati l'ultima volta accennando un po' dei trials britannici, ma ormai è passata di acqua sotto i ponti. E insomma, questo inizio giugno ci ha regalato le prime due tappe del Mare Nostrum, che da come è partito, mancherà ancora l'ultimo appuntamento di Cannes, insomma, promette molto bene, perché ci sono tanti protagonisti del nuoto mondiale, praticamente quasi tutti, mancano gli americani e i cinesi, ma poi abbiamo trovato europei, australiani e anche un po' d'Italia, un pizzico d'Italia che insomma anche con la vicinanza geografica non si è fatto scappare l'occasione di testarsi, in vista poi anche del Sette Colli che è veramente a breve. E quindi come, non so se Mauro hai avuto tu l'occasione di seguire un pochettino queste tappe che sono state divertenti. Ma io in realtà ho visto i brevi risultati, anche perché avevamo ospite appunto Ivano e quindi dovevamo documentarci un attimino sulle prestazioni. Noi speriamo che sicuramente anche le prossime tappe daranno delle ulteriori indicazioni ai CT, anche se la prossima tappa di Cannes gli italiani partecipanti saranno veramente pochi, ma invece le squadre, credo che le squadre si stiano spostando già qui in Europa praticamente, perché saggiano un po' la temperatura europea. Ho visto giapponesi, australiani, insomma anche i brasiliani presenti come dici tu, quindi non so se poi rimarranno qui o torneranno in patria e arriveranno poi tra un mesetto di nuovo a Budapest. Però insomma cominciano ad assaggiare la temperatura che si alza, e poi nella prossima puntata sicuramente commenteremo i nuovi meeting. Però non bando alle ciance e andiamo a vedere un po' cosa è successo in questi due meeting del Mare Nostrum. Va bene, dai, partiamo subito allora con Monaco, dove protagonista è stata sicuramente Sara Sjöström, che è tutto l'anno, è tutto il 2017 che spinge a manetta, perché è in forma, lo era due mesi fa e continua a esserlo adesso. Intanto nel 100 stile se la vede con le sorelle Campbell, ma insomma le regola decisamente, ruota 52-60, che oltre ad essere un signor tempo, un tempone, è anche il record della manifestazione, non solo di Monaco, ma proprio dell'intero Mare Nostrum. E lasciando un secondo appunto Bronte Campbell, che nota 53-68, e discorso simile anche di 100 farfalla, perché dice 56-20, anche qua il nuovo record sia di Monaco che dell'intero Mare Nostrum. Quindi una Sjöström scatenata, informissima, vince anche l'australiana di 50 stile col 23-95, anche questo record della manifestazione, tempi veramente da finale olimpica, da oro mondiale, insomma, e vedremo se riuscirà a mantenere ancora un paio di mesi questa condizione. Non era l'unica però in forma, anche Yulia Efimova si è fatta vedere di nuovo in buona condizione, ha vinto i 50 e i 102 rana, nuotando soprattutto nei 100, 1-6
e 4 e i 2 2:22 e 55, che comunque sono tra i tempi migliori al mondo quest'anno. Sembra stare bene la Russo, poi vedremo anche nella tappa di Barcellona come se l'è cavata. Erano presenti appunto anche gli australiani, e lo vediamo nei 100 stile, dove Jane Magnussen si riprende una piccola rivincita sui suoi nemici, uno tra tutti McEvoy, vince in 49-11 con McEvoy che chiude terzo in 49-53, ma in batteria aveva nuotato sul 49 basso, quindi i due canguri sono sullo stesso livello, anche se ricorda che Magnussen non farà parte della spedizione mondiale. E anche il campione olimpico non ne farà parte. No, perché è stato operato di recente per un problema cardiaco e insomma era una scelta presa in comune accordo anche col suo allenatore, quindi insomma lo rivedremo, si parla già di rivederlo in gara verso fine agosto, così diceva il suo coach, dovrebbe già rientrare in acqua nel giro di qualche settimana, insomma era un problema che si portava dietro da parecchio tempo, l'aveva già costretto a saltare i mondiali in corta, quindi speriamo che adesso sia tutto a posto, perché è un valore aggiunto sicuramente quello di Chalmers, meglio per gli altri sicuramente. E tra gli altri australiani che non sembrano però in grandissima forma, vediamo Horton che nei quattro stile insomma chiude secondo in 3:50 rotti, e anche Larkin che vince il 100 dorso in 54:08, non ancora sicuramente al meglio delle loro possibilità. Un po' meglio Emilie Simo che vince il dorso in 2:08:09, e invece ritornando insomma ai record di manifestazioni battuti, c'è il 200 farfalla di Suzuka Hasegawa che con 2:06:70 stabilisce il nuovo record della manifestazione sempre generale. Quindi queste un pochettino le prestazioni migliori. Se andiamo a vedere anche le altre provenienze da parte del mondo, vediamo i brasiliani che c'erano anche loro, con Bruno Fratus che vince l'australiana di 50 stile vincendo la finale in 21:78, e poi anche Van der Burg che anche lui vince i 50 rana in 26:99, notando insomma il miglior il record della manifestazione del trofeo di Monaco nella finale contro Felipe Lima. Questi un pochettino i tempi un po' più interessanti, a notare anche la presenza di Laszlo Seh che nei 100 farfalla viene abbattuto da James Guy, che ormai è sempre più specialista di 100 di questa distanza, del Delfino, comunque ha vinto in 52:30, e nei 200 invece Seh si impone in 1:57:30, quindi insomma nella doppia distanza si fa ancora rispettare. Questo per quello che è accaduto a Monaco. Ecco, senti, sì, infatti a Barcellona i ragazzi si sono, anche i ragazzi italiani si sono diciamo presentati in una nutrita pattuglia, frutto anche del collegiale che si è svolto nelle vicinanze per alcuni giorni, e si sono viste delle buone prestazioni anche lì. Diciamo che in generale in tutti questi meeting piano piano si sta affinando l'attitudine a gareggiare, quindi le prestazioni pian pianino migliorano, e alcune sono veramente delle ottime prestazioni, vero? Sì, sì. Sì, guarda, a proposito di italiani, ho dimenticato il terzo posto di Sara Franceschi nei 200 misti a Monaco, dietro in 2:13:25, dietro comunque a Katina Grossu che ha nuotato in 2:08:30. E qua invece a Barcellona, beh, sicuramente come dici te, l'attitudine a gareggiare con i big la sta acquisendo Nicolò Martirenghi, che nei 100 rana chiude terzo in 60:20 alle spalle di Van de Burg che nuota 60 netto praticamente, e Anthony Chupkov che invece spinge forte in 59:39, insomma si candida a essere al secondo posto mondiale, ecco, visto che l'oro di Pitti sembra, non voglio portargli sfortuna, ma sembra irraggiungibile, però per il podio c'è una bella lotta, e speriamo che anche Nicolò insomma possa essere della truppa. E un altro che si è imposto è stato Turrini, Federico Turrini, ha vinto i due misti in 2:01 e anche i quattro misti in 4:20, non ancora a tempi di altissimo spessore, ma intanto lui ci mette la mano davanti, che fa sempre piacere, perché comunque in questo meeting abbiamo visto non mancavano i nomi grossi. E un po' come a Monaco le ragazze sono state le protagoniste, di nuovo Sjostrom sugli scudi, il 100 farfalla a ruota 56:27 e nei 50 stile 23:96, quindi battendo anche Ranomi di Como Di Giorgio, quindi anche una sfida interna. Poi nei 100 stile si migliora ancora, a ruota 52:28, quindi migliorando di nuovo il record della manifestazione, ancora battendo Kate Campbell
che nuota quasi un secondo in più, anzi più di un secondo in più, 53-43. E anche la Campbell, lei non, come Magnus, non sarà protagonista ai mondiali, visto che aveva preso un anno, diciamo, sabbatico, ecco, non presentandosi, comunque non decidendo di non competere appunto ai mondiali di Budapest. Senti, anche gli italiani, anche gli altri italiani comunque hanno ben figurato, perché ci sono stati anche diversi podi, anche i 100 stile libero hanno visto protagonisti Dotto e Magnini in discreti tempi, certo non eccezionali, però si sta puntando tutto verso Budapest, quindi in prospettiva Magnussen che fa 48 ma che comunque non dovrà partecipare ai mondiali, i tempi degli italiani sono comunque, diciamo, soddisfacenti. No, sicuramente sono stati una buona due giorni di gare, ma anche in generale in assoluto, andando un po' a memoria rispetto a quello che era successo l'anno scorso, tre giorni del Mare Nostrum dell'anno scorso sono stati un pochettino un profilo un po' più basso, invece insomma qua tutti stanno andando abbastanza forte, anche i nostri comunque sono a ruota, che li stanno dietro decisamente, quindi è una buona cosa sicuramente. Ancora un attimo due parole sull'Efimova, che anche qui si dimostra abbastanza in forma, perché nuota un signor 2.19.83 nel 200 rana, record della manifestazione qua di Barcellona. Ah, però! Sì, sotto il 2.20, insomma, inizia a essere un tempo interessante, perché il mondiale non è tanto più lontano, e quindi sicuramente è la miglior prova all'anno in assoluto in questo 2017. Insomma, la fondazione del suo meeting, un po' copiato la OSU del suo meeting, scusa, del suo team privato, copiando un po' quello che ha fatto la OSU con il suo team, diciamo, personale, sembra funzionale. Ma sì, sembra funzionare, vedremo se riuscirà a riprendersi quelle medaglie d'oro che gli sono sfuggite a Rio, però adesso sta bene sicuramente. Tu dicevi appunto degli italiani, adesso non abbiamo nominato Giacomo Carini, che anche lui inizia a farsi vedere a livello internazionale, a gareggiare fianco a fianco con i migliori, e due farfalla è terzo in 1.58.58, e ha vinto per esempio appunto l'Aslo Cè, che ha nuotato sotto 1.57, e anche Matteo Rivolta, sempre parlando di Delfino, si rivede un pochettino spolvero, terzo nei 100 in 52.86, qui ha vinto Zurkin nel 52.4. Non ti aspetti un Rivolta a questo punto in grande spolvero al Sette Colli, tu? Ma lo speriamo, visto che sicuramente non era in forma agli assoluti, sappiamo i motivi, abbiamo avuto anche, insomma, l'abbiamo visto che ha avuto difficoltà durante l'anno, però sta migliorando, ce lo aspettiamo in forma e che mette un po' in difficoltà tutti, perché comunque ricordiamo che lui non farebbe parte della selezione mondiale, quindi se dovesse arrivare un Rivolta in grandissima forma, chissà che non ci sia qualche sorpresa. Vedremo anche con la squadra che comunque è già composta, perché i 100, sì, i 100 farfalla dovrebbero essere appannaggio di Codia, giusto? Comunque sì, no, infatti assolutamente, assolutamente Codia si è strameritato il suo posto ed è lì, però vediamo, insomma, Rivolta comunque è un atleta che ha sempre fatto bene, l'anno scorso era anche lui a Rio, insomma è stato il simbolo del delfino italiano negli ultimi anni, quindi possiamo aspettarci di tutto. Bene, diciamo che per quanto riguarda i podi italiani abbiamo detto un po' tutto, c'erano anche naturalmente Ivano con Zazzeri, ne abbiamo parlato in trasmissione prima, e quindi non stiamo a ripetere tutte le prestazioni. Ricordiamo la presenza della Mizzau in finale, ancora a 1.58, quindi si mantiene ai suoi livelli, che tutto fa presagire bene per questa 4x200, per tornare almeno a discreti livelli. Questa 4x200 italiana mi sembrava in crescita, e poi a Rio invece purtroppo non è riuscita a ripetere gli ottimi progressi fatti negli ultimi anni. Bene Alessandro, direi che possiamo salutare e dare la linea a Laura per i saluti finali, così ritornano dalla loro birra che si stavano facendo lei e Fogliani, che ci hanno lasciato da soli. Ha fatto bene, adesso ce l'andiamo a fare anche noi, dai. Ok, ciao Alessandro, grazie, ciao. Alla prossima. Ciao, grazie, alla prossima. Eccoci in chiusura, volete saperne di più? Potete seguirci sui nostri social media e sul nostro sito corsia4.it, dove è possibile trovare tutte le puntate precedenti di Ultima Bracciata e scaricare i podcast. Grazie ai compagni di oggi, Fabrizio Fogliani, Mauro Romanenghi. Rieccomi qua, è stato un piacere anche parlare con Ale per qualche minuto. Alessandro Foglio. Ciao ragazzi, e come sempre un grazie speciale a Marco Agosti in redazione. E a tutti voi un caro saluto da Laura Vergani e da Corsia 4.